Sono tornato da Firenze, dove sono stato ospite insieme a Tony D'Angelo, il figlio di Nino D'Angelo, un regista che fa film con produzioni importanti, Rai Cinema, Sky, eccetera. Mentre io sono Chisciotte, cioè Chisciotte è questo monolocale qui, no? Però insomma il critico e architetto Fabrizio Violante, che è anche un mio amico, ci ha accomunati in questo pomeriggio alle Murate, che è un ex carcere di Firenze. E quindi il contesto era veramente interessante. C'erano poche persone, pochi studenti, anche se il festival era organizzato dalla Facoltà di Architettura di Firenze. Gli studenti hanno preferito andare in giro, beati loro. No, ma detto questo, dal punto di vista tecnico l'organizzazione era perfetta, la proiezione è stata ottima, anche l'audio. Fabrizio è stata una persona deliziosa, Fabrizio Violante, con la sua compagna Viola, Violante e Viola, Fabrizio Violante e Viola. E quindi c'erano poche persone, ma buone, come si dice in questi casi, attente, interessate. Quindi Fabrizio ha fatto un cappello introduttivo alla mia opera, opera, dicendo che io sono un regista che a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta radicale, dopo dei film di finzione, documentari che avevano vinto anche dei premi, ho fatto una scelta solipsistica. E quindi mi ha dato simpaticamente del segaiolo, grazie Fabri. In effetti la scelta è solipsistica, cioè giro da solo per le strade di Milano e faccio i miei film. Anche se l'hanno già fatto, non mi interessa, io farò un film in metropolitana di un'ora, voglio fare un'ora e mezza, due ore, voglio passare una settimana in metropolitana a filmare i volti. Comunque poi, dopo il cappello introduttivo di Fabrizio Violante, sono andato a parlare. Ho parlato anch'io. Cosa ho detto? Ho detto delle cose secondo me interessanti, delle riflessioni che mi sono venute lì sul momento, no? Ero all'interno di questo carcere,
le murate, appunto. E ho pensato alla vita dei detenuti. E allora ho detto: quali sono le due cose più importanti, secondo me, nella vita di un uomo? Sono la libertà e la ribellione. E ora, la vita di un carcerato, che cos'è se non il desiderio continuo di libertà, attraverso l'arte della fuga, per esempio, o attraverso i propri sogni? Un detenuto non fa altro che desiderare la libertà giorno dopo giorno. È quello che dovremmo fare ognuno di noi dovrebbe fare. Desiderare la libertà ogni santo attimo della nostra vita, come fanno i detenuti. Quindi, il desiderio è qualcosa che crea, è un'energia che crea il mondo, perché la libertà non esisterebbe se non ci fosse nessuno a desiderarla. Ecco perché in giro c'è così poca libertà, perché nessuno la desidera più e quindi i detenuti hanno molto da insegnarci. Dicevo questo. Vedevo che qualcuno sghignazzava, però mi seguivano seriamente altri. E poi l'altra forma importantissima dell'essere umano è la ribellione, la rivolta, ribellarsi all'autorità, quando l'autorità vuole soffocare l'individuo. E anche qui i detenuti si ribellano all'ingiustizia, alla prevaricazione, ribellarsi anche a se stessi, quando sentiamo la morte dentro e cerchiamo di strapparcela di dosso, quindi ribellarsi anche interiormente. Quindi desiderio di libertà, rivolta, ribellione, i due cardini di un'esistenza, fondamentali di un'esistenza umana, incarnati dalla figura del detenuto, del carcerato. Quindi il carcerato come maestro di vita, in sostanza. Ho detto questo. E poi vabbè, ho detto altre cosette sui miei lavori, su come sia importantissimo il caso in quello che faccio, cioè esco e casualmente faccio i miei film. Sono dei film casual. Nel senso, tutto ciò che entra nell'inquadratura è casuale, no? Anche se io dirigo un po'. Sposto l'inquadratura, però tutto quello che viene dentro non è previsto. Ed è questo che mi piace. E mi piace raccontare i volti, però senza etichettarli, no? Senza dire quel volto che sto riprendendo è il volto di un assassino. Non lo so io, perché è un cittadino che cammina per strada o si ferma alla fermata di un autobus. Potrebbe essere anche il volto di un assassino, io non lo so. Ed è questo che mi interessa, non sapere, ma immaginare. Il senso del mio lavoro è questo. E poi hanno proiettato in sequenza i miei film, quattro film. Nello specifico erano Centro, Fil Rouge, Piazza Po, dove c'è l'incontro con Marcella, il transessuale, e Colossal, il documentario sul nulla. Ecco, e dopo di me c'era Tony D'Angelo che presentava forse il suo primo film, se non sbaglio, La Notte, credo di sì. Quindi una bella esperienza e sono contento. Sono andato a, siamo, sono andato a Borgo San Lorenzo a trovare Beatrice Nicolai, la poetessa mia amica. E i poeti sono persone che ti riempiono di doni, no? E allora Beatrice, eccole, guardate che meraviglia. Le chiama coccole di mele contorte. Ne volete una?
ecco i limiti di un film, non si può. Vorrei condividere con voi queste fantastiche. Poi guarda che carina questa interpretatrice dell'elastico, tutto carinissimo. Ah, poi delle gelatine, ho fatto una gelatina con le melicotogne, cioè ricavo la gelatina e queste coccole, queste. Poi una gelatina di peperoni verdi con lime, zenzero e cannella. E poi questa. Sempre una gelatina di melicotone, però più leggera. Ecco. Figata, no? C'è Freddy Fosca che mi ha detto: Riccardo, abbiamo quasi 50 anni, cazzo. E io, sì, Freddy, però io non sopporto quelle persone che dicono: ma io non mi sento l'età che ho addosso. Invece io mi sento tutti i miei quasi 50 anni. Sento ogni attimo che ho vissuto, me lo sento addosso ogni attimo. E sono felice, Cristo.